Siamo a Milano, oggi abbiamo presentato davanti a numerosi giornalisti del mondo del turismo, ma anche testate di lifestyle, tutta l'attività di Parma City of Gastronomy, quindi della cabina di regia che abbiamo costituito e che tra gli altri vede i consorzi di tutela del territorio, aziende come Barilla, Parmalat, Multi, Rodolfi, Coppini, quindi tutte le realtà che rappresentano le filiere delle nostre eccellenze di Parma. Oggi abbiamo presentato tutta la strategia che sta dietro a questo progetto che rappresenta un modello unico di rapporto tra il pubblico e il privato. Abbiamo presentato quindi anche gli eventi a Parma che inizieranno ai primi di maggio in occasione di Cibus, col fuorisalone di Cibus, si chiamerà Cibus Off. A giugno, il 2 e il 3 giugno, avremo invece il Festival della Gastronomia, quindi un evento che vedrà come protagonista Parma, ma che vedrà anche come ospiti le città della gastronomia, quindi con un rilievo anche internazionale. E poi a settembre, dal 1 al 30 di settembre, avremo il Taste, quindi un evento in cui chi verrà a Parma potrà gustare tutto il territorio, in cui metteremo in rete tutti gli eventi, il prosciutto di Parma, il pomodoro, la pasta, i caseifici aperti, per far vivere ancora di più quello che è il territorio della Food Valley. Parma in questi anni sta crescendo molto dal punto di vista turistico, puntando soprattutto sulle sue eccellenze enogastronomiche. Quindi il percorso di quest'anno, i festival che abbiamo presentato, vanno in linea con quello dell'obiettivo di arrivare pronti al 2020 alla capitale della cultura, con eventi strutturati e che siano su tutti gli anni nel nostro territorio, che portino in giro i turisti su tutto il territorio, quindi sulla nostra collina, sulla nostra bassa, e che lavorino in relazione anche con le altre province. Quindi obiettivi ambiziosi con cui avvicinarci al nostro obiettivo di 1 milione di turisti nel nostro comune, non più al 2022 ma magari già dal 2020 con la capitale della cultura.